L'8 ottobre, il giorno dopo l'attacco di Hamas a Israele, il segretario della difesa statunitense ha inviato la USS Gerald R. Ford insieme al gruppo di imbarcazioni che la scortano nel Medio Oriente a sostegno di Israele. In questo video vi parleremo proprio di questa super portaerei, costata ben 13 miliardi di dollari, che al momento è considerata la più potente al mondo ed è la capostipite della nuova classe di portaerei americane a propulsione nucleare CVN-21. Che prevede la realizzazione in futuro di un totale di 10 imbarcazioni. La USS Gerald Ford CVN-78 è stata chiamata così in onore del 38esimo presidente degli Stati Uniti, Gerald Ford, che ha servito dal 1974 al 77. La sua costruzione è iniziata nel 2005 in Virginia, mentre il varo, ovvero l'evento nel quale viene posizionata in acqua per la prima volta e si rompe per tradizione una bottiglia sulla prua dando il nome all'imbarcazione, è avvenuto il 9 novembre del 2013. Infine, il 22 luglio del 2017 è stata ufficialmente consegnata alla US Navy, la marina militare degli Stati Uniti d'America. Ora ragazzi, guardate queste immagini perché sono incredibili. L'8 agosto del 2021 la portaerei ha superato con successo il terzo e ultimo test di resistenza allo shock derivante da esplosioni vicine all'imbarcazione. Si è svolto nell'Oceano Atlantico allo scopo di assicurarsi che la struttura potesse continuare a portare avanti un'eventuale missione anche nelle condizioni più estreme di una battaglia. Come detto, si tratta della prima nave della sua classe e rappresenta un salto significativo in termini di tecnologia e capacità rispetto alle precedenti portaerei della classe Nimitz, che comprende tutte le altre 10 portaerei a propulsione nucleare attualmente in servizio della US Navy. Oggi approfondiremo le diverse tecnologie presenti sulla USS Gerald Ford, che contribuiscono a renderla unica nel suo genere. Parleremo di dimensioni, capacità e servizi e vedrete che sarà davvero interessante. Partiamo dalle dimensioni. La USS Gerald Ford è a dir poco imponente, con una lunghezza di oltre 330 metri, avete capito bene, e una larghezza di oltre 40 metri, a pieno carico pesa circa 100.000 tonnellate, rendendola una delle navi più grandi in servizio. Volete un paragone per capire meglio? Stiamo parlando del peso di oltre 62.000 automobili da circa 1.600 kg ciascuna. La Ford è progettata per ospitare un equipaggio di circa 4.500 membri, inclusi marinai e personale aereo. Tuttavia, durante le operazioni, può ospitare temporaneamente un numero molto più elevato di persone, inclusi membri dell'equipaggio e personale di supporto. Come mai tutto questo? Beh, perché ha una capacità di circa 75 aeromobili pronti per le operazioni che possono variare in una vasta gamma di tipologie, tra cui caccia come gli FA-18 Super Hornet, aerei da ricognizione, droni oppure degli elicotteri. Dentro è davvero ma davvero impressionante. La nave è dotata di una vasta gamma di servizi a bordo per supportare l'equipaggio e le operazioni. Questi includono un'officina, un ospedale completamente attrezzato con moderni servizi medici, comprese le sale operatorie e reparti per la cura dei pazienti. La USS Gerald Ford offre anche alloggiamenti confortevoli per l'equipaggio, una mensa ben fornita, strutture ricreative, una biblioteca, una palestra e altri servizi di supporto per migliorare la qualità della vita a bordo durante le missioni particolarmente prolungate. Ma come fa a muoversi e a funzionare una nave di questo genere? Parlando dell'alimentazione, ve lo spiega Antonino. L'alimentazione della USS Gerald R. Ford è fornita da due reattori nucleari di ultima generazione. Nello specifico, la nave è equipaggiata con due reattori nucleari A1B, che sono più compatti ed efficienti rispetto agli A4W utilizzate sulle navi di classe Nimitz. L'A nella sigla sta per Aircraft Carrier Platform, ovvero in sostanza portaerei. Uno è il numero della generazione, mentre B sta per Bechtel, ovvero una delle più grandi società di edilizia e ingegneria americana, nonché anche produttrice dei reattori. Questi sono in grado di produrre una quantità intorno ai 700 MW di potenza termica, sfruttando il processo della fissione nucleare e quindi anche circa il 25% in più rispetto agli A4W, anche se ovviamente ad oggi non sono quasi mai stati utilizzati a potenza massima, dovrebbe bastarne circa la metà. Ma allora, come mai è stata così sovradimensionata? Beh, la quota parte in più, secondo le fonti più autorevoli, è predisposta per coprire la richiesta di energia nel tempo di tecnologie installate
usate in futuro, come ad esempio un sistema difensivo laser. E qui ragazzi dovete capire che, dato che si tratta di un'imbarcazione che di fatto deve durare decenni, nel corso del suo ammodernamento che avverrà negli anni, probabilmente tutta una serie di tecnologie verranno tolte e smantellate e poi reinstallate, in ottica di essere sempre all'avanguardia, e quindi quel surplus di potenza permette di gestire queste esigenze. L'energia termica che si sviluppa viene poi convertita in energia meccanica e quindi elettrica attraverso turbine e generatori, permettendo alla porta aerei di superare volendo anche i 56 km orari e ovviamente alimentare nel mentre tutti i sistemi di bordo. Se volete poi approfondire il funzionamento dei reattori nucleari, vi consigliamo di recuperare il nostro video relativo agli SMR che trovate sul canale. Non dimenticatevi poi che dietro ogni video di divulgazione c'è davvero tantissimo lavoro di ricerca, analisi, rielaborazione e anche montaggio o produzione di grafiche proprio come queste. E se vi piacciono, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, perché per noi Ingegneria Italia fa tutta la differenza del mondo. Negli ultimi mesi siamo cresciuti tanto, abbiamo assunto nuove persone e stiamo cercando di alzare tantissimo l'asticella della qualità. Ovviamente ciò che sarà da qui in avanti dipenderà solamente da quel tastino. Tornando a noi, vogliamo però evidenziare una differenza che c'è tra questi reattori e quelli delle centrali nucleari tradizionali, che in realtà non è proprio scontata, ovvero la percentuale di arricchimento dell'uranio utilizzato come combustibile. Perché se nelle centrali la percentuale di uranio 235 viene aumentata all'incirca fino al 5%, beh, in questi reattori si raggiunge addirittura il 93, valore più vicino a quello delle bombe nucleari per intenderci. E questo ha lo scopo di riuscire ad aumentare l'efficienza e diminuire la frequenza di inserimento di nuovo combustibile. Dovete infatti ricordarvi che si tratta di un obiettivo strategico militare e per questo rendere necessari tanti rifornimenti di combustibile sarebbe un punto debole. Così facendo, quindi, i reattori sono stati progettati per essere riforniti solamente una volta nel corso della loro vita utile, ovvero dopo i 50 anni. Una porta aerei come questa, abbiamo detto che ha una capacità di circa 75 aerei, ma come fanno a decollare? Beh, ce lo spiega Mattia. Una delle caratteristiche più distintive della USS Gerald Ford è il sistema di lancio degli aeromobili elettromagnetico, EMALS, acronimo di Electromagnetic Aircraft Launch System. Questo sistema rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai tradizionali sistemi di catapulta a vapore utilizzati in passato, perché offre numerosi vantaggi in termini di flessibilità operativa ed efficienza. Ma esattamente come funziona? EMALS sfrutta il principio dell'induzione elettromagnetica per generare un campo magnetico. Questo dà vita a una forza propulsiva che spinge l'aereo lungo la pista di lancio, consentendogli di raggiungere la velocità necessaria per decollare in sicurezza nel poco spazio disponibile. Ma quali sono i vantaggi di questo sistema? Innanzitutto la flessibilità, come abbiamo detto. A differenza dei sistemi di catapulta a vapore tradizionali, EMALS è in grado di adattarsi dinamicamente alle diverse dimensioni e pesi degli aeromobili, variando il campo magnetico. Ciò significa che può gestire una vasta gamma di velivoli, dai caccia leggeri ai droni senza pilota, senza la necessità di modifiche fisiche al sistema di lancio. Da non tralasciare è inoltre la riduzione dello stress strutturale. Cosa vuol dire questo? Il sistema EMALS applica una forza di lancio più uniforme sull'aereo. Questo aiuta a ridurre lo stress strutturale sugli aeromobili, contribuendo a prolungare la durata e a ridurre i costi di manutenzione nel corso del tempo. Con questa tecnologia e con le modifiche apportate al ponte di volo, è possibile aumentare del 25% la capacità di lancio di aerei rispetto alla classe Nimitz, arrivando persino ad un massimo giornaliero, pensate, di 220 decolli. Dato che la porta aerei dovrebbe rimanere in servizio per quasi 90 anni, EMALS, come le altre tecnologie presenti, è stato progettato con un focus particolare sulla flessibilità e l'adattabilità a necessità del futuro. Può essere facilmente aggiornato o migliorato per gestire nuove tipologie di aerei, oppure per soddisfare requisiti operativi emergenti, garantendo che le portaerei della classe Ford siano pronte ad affrontare le sfide del futuro. Inoltre la USS Gerald Ford è dotata di un sistema di atterraggio a bordo avanzato, chiamato infatti Advanced Arresting Gear o AAG. Questo sistema rappresenta una significativa innovazione. Il tutto è più sicuro e affidabile durante le operazioni di atterraggio degli aeromobili. A differenza dei sistemi di arresto tradizionali, che utilizzano cavi d'acciaio e sistemi idraulici per fermare gli aeromobili durante l'atterraggio, la AG utilizza un sistema di controllo computerizzato e motori elettrici per gestire l'arresto degli aeromobili. In questo modo si ottiene un controllo molto più preciso e dinamico sulla velocità di arresto degli aeromobili stessi, che sono infatti fase di atterraggio sulla nave.
Il tutto è completamente controllato da computer. Utilizza sensori per monitorare costantemente la velocità, la posizione e l'accelerazione degli aeromobili durante questa fase. Tutti questi dati vengono utilizzati per regolare dinamicamente la forza di arresto che viene fornita man mano dai cavi, garantendone la sicurezza e l'efficienza. Proprio come nel caso dell'EMALS che abbiamo trattato prima, anche l'AAG contribuisce a ridurre lo stress strutturale. Passiamo ora, ragazzi, ai sistemi di difesa, che in una nave militare non possono di certo mancare. Su questa portaerei sono presenti diverse tipologie atte a scongiurare minacce provenienti da aria e da mare. La nave è equipaggiata con sistemi missilistici antiaerei avanzati, come il RIM 162 Evolved Sea Sparrow Missile, o meglio dire ESSM, e il RIM 116 Rolling Airframe Missile, o RAM, che non è quella dei computer. Questi missili sono progettati per abbattere minacce aeree, compresi missili da crociera e aerei nemici, fornendo un'imponente difesa contro gli attacchi provenienti dall'alto. Per fornire alla nave una difesa cruciale contro minacce balistiche, come i missili a lungo raggio lanciati da navi o paesi nemici, si utilizzano sistemi di difesa antimissile balistico, come l'Aegis Ballistic Missile Defense, o meglio dire BMD, che può intercettare e abbattere missili balistici a medio raggio. Ok, abbiamo parlato di medio raggio, ma invece per il corto raggio, quindi da vicino, cosa abbiamo? La nave è equipaggiata con sistemi di difesa come il Phalanx Close-In Weapon System, o meglio dire CIVS. Questi sistemi sono progettati per abbattere minacce come missili antinave e droni che sono troppo vicini per essere intercettati dai missili a lungo raggio. Il CIVS può impegnare rapidamente e distruggere queste minacce a breve distanza. Infine sono presenti anche mitragliatrici come l'MK38 25 mm e l'M2 Browning calibro 12.7 mm che possono essere utilizzate direttamente dall'equipaggio, come potete vedere nell'esercitazione del video. Veniamo ora ai sistemi di comunicazione. La USS Ford è dotata di un avanzato sistema radar integrato a doppia banda che combina un radar multifunzione a banda X con un radar a ricerca volumetrica a banda S. Ma tutto questo cosa vuol dire? La prima è utilizzata per monitorare gli oggetti volanti a bassa quota e individuare eventualmente bersagli, mentre la seconda serve a seguirli indipendentemente dalle condizioni meteorologiche che comunque hanno il loro impatto. Trattandosi di un sistema statico, richiede meno manutenzione e addetti rispetto ad uno con parti mobili. Questa nave rappresenta un importante passo avanti per la Marina degli Stati Uniti e stabilisce nuovi standard per le capacità delle portaerei. La sua tecnologia all'avanguardia, la sua autonomia e la sua versatilità la rendono un'importante risorsa per gli Stati Uniti d'America. Tutto questo dal punto di vista ingegneristico è sicuramente molto interessante, ma vorremmo fare anche una riflessione. Pensare che queste risorse, questo intelletto, questa innovazione e anche queste risorse economiche vengano impiegate per distruggere altri esseri umani è sicuramente un qualcosa che fa riflettere. E questo va oltre alla singola nave o al singolo progetto, applicabile a tutto l'ambito bellico. Questa nave sta venendo mandata in Israele e noi ci auguriamo di cuore che tutte queste tecnologie che vi abbiamo appena illustrato non vengano utilizzate per nuocere ad altri esseri umani. Speriamo, ragazzi, che il video sia stato interessante. Noi ci stiamo impegnando tantissimo per alzare il livello e vi chiediamo quindi di supportarci. Detto questo, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!